Ciao, se ancora non ci conosciamo, sono Patrizia, amante del verde in casa e fuori casa. Sul mio canale parlo di piante da appartamento e anche piante da giardino. Oggi vedremo, le 12 piante che meglio si adattano ai luoghi poco luminosi della casa. Ovviamente le piante senza luce non possono vivere, quindi quando mi scrivete che pianta posso mettere nel bagno senza la finestra, la risposta comunque è nulla, perché nessuna pianta sopravvive senza luce. Se vi interessa un video in particolare sull'esposizione della casa e come capire che tipo di illuminazione avete, o se vi interessa un video sulle luci artificiali, fatemelo sapere qui sotto che magari provvedo e vi faccio un video a parte. Al primo posto non posso che mettere l'aspidistria. Io ho una talea. Veramente l'ho cercata da tanto, quindi sono molto orgogliosa della mia talea di Aspidistria, detta anche pianta di ferro. È una pianta che troviamo negli androni, nei cortili delle nonne, delle vecchie zie in campagna, fuori al freddo e al caldo tutto l'anno. È una pianta resistentissima e si adatta a diverse situazioni. Quindi se avete un angolino in casa, dove non c'è tantissima luce, l'Aspidistria fa per voi. Al secondo posto abbiamo lo spatifillo. Lo spatifillo penso di averlo messo in qualsiasi video che ho fatto finora, perché è una pianta che a parte la luce diretta, che proprio non si può mettere, il sole diretto brucia le foglie, però lo spatifillo è una pianta che si adatta benissimo a molte situazioni, soprattutto quelle un po' dove c'è carenza di luce. Unica accortezza, un ambiente bello umido, se no le punte diventeranno marroni. Quindi se vedete le punte diventare marroni, c'è poca umidità nell'aria. Quindi al secondo posto lo spatifillo. Al terzo posto vi metto la calatea. La calatea è una pianta che ha bisogno di molta umidità. Sopporta bene gli ambienti bui perché comunque cresce nel sottobosco delle foreste tropicali, quindi vive naturalmente un ambiente con luce filtrata. È un po' capricciosetta, dovete stare attenti con le innaffiature. La terra vuole sempre un pochino umida, ma non zuppa. È un attimo cadere nel marciume radicale, quindi fate molta attenzione. Comunque si presta molto bene per le sue caratteristiche a essere messa in bagno o in cucina. Al quarto posto vi segnalo il falangio. Il falangio è una pianta detta anche pianta nastrina, è una pianta che è molto resistente, è facile da propagare e per la sua forma accestata praticamente è bella anche appesa oppure in bagno sopra un armadietto. Nomino spesso il bagno perché è uno degli ambienti dove c'è meno luce, potete metterla anche in una camera esposta a nord, di solito le camere da letto sono esposte a nord. Tranne la mia che è esposta a sud, è per quello che la maggior parte delle piante le metto qui in camera. Comunque, parlando sempre della pianta nastrino, è una pianta molto semplice, facile da propagare perché alla fine, del ramo spesso nasce una nuova piantina che ha già qualche radice, quindi basta tagliare, interrare e avere subito una pianta nuova. Al quinto posto c'è la mia amata Zamio Kulkas che nel frattempo ho rinvasato. Non so se avete visto il video precedente, ve lo lascio sotto in descrizione. La Zamio Kulkas è una delle piante, anche questa, messa in tantissimi video perché ha tantissime caratteristiche. È intanto bellissima, la stanno utilizzando anche come pianta di design. Uno dei prossimi video sarà le 10 piante di design per il 2022-2023. Così chi è un po' più fashion può approfittarne. È una pianta che si adatta benissimo ai luoghi dove c'è un filino meno di luce, è una pianta che si propaga facilmente dalle foglie e devo dire che è anche molto veloce nella crescita perché mi ha già fatto in 3 mesi che ce l'ho, 4 nuovi rametti. Quindi. Al sesto posto io inserisco la glomena, che è una pianta detta anche pianta del buio, quindi che già dal nome dice tutto, vi consiglio la Pictus, che è questa che ha delle foglie camouflage bellissime e insolite. Quindi, se volete anche una pianta un po' particolare nella vostra stanzetta un po' più buia, potete optare per questa pianta.
Al settimo posto la mia adorata Sansevieria, la Sansevieria che io dico sempre che è trifasciata, ma in realtà questa è una Laurensis. La trifasciata non ha il bordo giallo, ecco l'unica cosa. Magari così vi ho dato una correzione sui video precedenti. La Sansevieria comunque, a parte sopportare benissimo sia le luci molto forti, se abituata per gradi, sia agli angoli un po' più bui, ha una caratteristica stupenda, non so se ve l'ho mai detto nei video precedenti, ma ossigena di notte, quindi è particolarmente indicata per le camere da letto. Praticamente ha un metabolismo, passatemi la parola, opposto alle piante normali, quindi invece di produrre l'ossigeno di giorno lo produce di notte, quindi indicatissima per le camere da letto e anche per gli angoli un pochino più bui. All'ottavo posto vi segnalo il Ficus Benjamin. Il mio è cresciuto tantissimo in un anno. Molto semplice da curare, non ha grandi necessità, potete utilizzare anche un terriccio universale, basta che sia ben drenante. Sopporta, come appunto vi dicevo, le stanze un pochino più buie, tant'è che io questo l'avevo preso da metterlo sulla mensolina in bagno, ma è cresciuto talmente tanto che l'ho dovuto spostare. Io non sospendo le concimazioni nemmeno in inverno, le faccio ovviamente più cadenzate. Ed è una pianta che cresce tantissimo, non ha riposo vegetativo se noi non lo mettiamo in queste condizioni, quindi se lo lasciamo comunque in una condizione favorevole crescerà tantissimo. Ho anche la versione variegata che è molto molto carina, questa è una baby plant, vi faccio vedere la differenza. Considerate che quando ho acquistato questo Ficus Benjamin era appena un po' più grande di questa e in un anno è cresciuto veramente tanto. Al nono posto vi ho messo la Hoya carnosa. La Hoya carnosa ha dei bellissimi fiori, anche detta fiori di cera, perché quando fiorisce fa questi fiori che sembrano di porcellana, ma ha quel colore che riflette proprio la luce come fa la cera della candela. È stupenda. Fa un fiore ombrellino molto molto particolare. Vi metto la foto qui. Si adatta bene agli ambienti non troppo luminosi, anche se il mio consiglio è quella di metterla in primavera, farla ruotare, farla avvicinare di più a una finestra, perché non è una pianta velocissima nella crescita, quindi questa spinta, questo spostamento in primavera davanti magari a una finestra o una posizione un pochino più luminosa farà sì che la crescita sia un pochino più rapida. Decimo posto, vi metto la Diefenbachia. La Diefenbachia è una pianta molto semplice che ama i posti caldi e umidi, non ama la luce diretta del sole, ci sono più di 150 varietà e specie, quindi potete praticamente scegliere quella che più vi piace perché ha tantissime variegature e io la trovo molto bella ed elegante, quindi se avete un angolo un po' meno luminoso nel salotto dove c'è un tavolino, ecco, questa è proprio la sua posizione ideale. Ricordatevi che più le piante hanno le variegature chiare, quindi più sono bianche le variegature sulle foglie, più hanno bisogno di luce. Quindi se avete un angolo un po' troppo buio, mettete magari una diefenbachia con delle variegature un pochino più scure. All'undicesimo posto non poteva mancare il mio Pothos. Lo so, sono fissata in questa piccola squadra dove ho i classici Pothos o anche l'Enjoy, qui ve lo faccio vedere, bellissimo, super variegato, e ho anche il Neon, stupendo, e lo Scindapsus è in vacanza in balcone, quindi non sono andata a prenderlo. Il Pothos è una pianta che io adoro perché non devi fare nulla, è autodidatta. Dicevo, il Pothos è una pianta che io adoro perché praticamente non ha bisogno di nessuna manutenzione, basta tenerlo leggermente umido. Se siete pollici in allenamento, però innaffiate le piante a terra asciutta, così evitate piccoli errori di innaffiatura. Ma se il Pothos viene tenuto leggermente umido, non zuppo, mi raccomando, cresce molto velocemente in tutto l'anno, quindi si allunga molto facilmente, è bellissimo anche ricadente su una mensola per, non so, decorare un mobile, l'anta praticamente di un mobile, e lo trovo stupendo. È facilissimo da propagare, lo sapete, è nelle piante più facili da propagare del mio video, ve lo lascio giù sotto in descrizione, e per me è fenomenale.
Al dodicesimo posto vi ho messo il Philodendron Elaeraceum o Scadens. È una pianta, anche questa, che vive nel sottobosco della foresta tropicale, quindi vive di luce filtrata, non ha bisogno di grandissime cure, è un po' come il potos, è molto semplice da curare. State attenti però che risente molto del marciume radicale, quindi non eccedete con le irrigazioni. Ricordatevi che le stanze meno luminose di solito sono le camere da letto e i bagni perché sono esposte a nord. Ricordo che anche la meno luce farà sì che la pianta abbia bisogno di un po' meno d'acqua, quindi state molto attenti con le irrigazioni se avete delle piante su una mensolina in un posto un po' più buio, tipo in bagno, perché andranno irrigate un po' meno frequentemente. Un altro consiglio che vi do, bisogna sicuramente agevolare la traspirazione degli stomi fogliari e questo lo potete fare soltanto pulendo le foglie. Quindi mi raccomando, se mettete la pianta in alto sulla mensolina, non dimenticatevela, spolveratela, lavate le foglie, asciugatele magari se sono in ambienti dove non c'è molto ricambio d'aria per evitare marciumi o funghi, insomma, sulle foglie. Ricordatevi che è molto importante anche la reazione degli ambienti, anche in inverno. Magari fate attenzione quando aprite la finestra che la pianta non sia direttamente esposta alla corrente di aria fredda, perché questo causerebbe diversi problemi e gravi danni, però comunque areggiare spesso la casa fa bene anche alle vostre piante, che hanno bisogno di un po' di vento fra le loro foglie, come in natura succede. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia utile anche nella scelta un pochino più consapevole delle piante da mettere in casa, perché scegliere la pianta giusta, vi assicuro, è già metà lavoro sulla cura delle vostre amiche verdi. Spesso infatti le piante muoiono perché sono posizionate in posti sbagliati, quindi spero di esservi stata utile. Se non volete perdere neanche un video, cliccate su iscriviti e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo ai nuovi video pubblicati. Se mi volete sostenere, mettete un bel pollice all'insù qui sotto. E se invece avete qualche dubbio o perplessità, potete contattarmi o qui sotto con un messaggio o su Instagram. Mi trovate sempre come Piccole Verdi Gioie. Sto lavorando anche a un piccolo progetto di blog, quindi vi aggiornerò più avanti, forse anche lì. Per ora è tutto. Un bacione dalla vostra Patti.